una discussione, sappiate per sicuro che sono due Savoy differenti. Questo bellissimo brano, Stompia di Savoy, era stato pubblicato anche in Italia proprio negli ultimi anni di guerra, 43 o 44, da un'orchestra che si chiamava I Maestri del Ritmo, era un'orchestra milanese che incideva però i famosi americani, naturalmente con titoli contraffatti. E questo Stompia di Savoy era intitolato Savoiardi. Verità, cosa dico? Bene, Savoy era un altro caso dove suonava l'orchestra di Chick Webb, che fu il primo marito di Ella Fitzgerald, infatti lui scoperse Ella, scoperse o scoprì? Scoprite. Perché l'ha sposata, aveva 18 anni e lui l'ha sposata, così ha fatto due ricordi. E il brano è famoso, è stato poi ripreso bene uno e da tantissimi altri, Stomping at Savoy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Buon Natale! Bravi, bravi!